child of a light. Now you use a gun very well. You learn so young, you shoot a man, they say, after he killed your father. Silver saddle shining so bright. Out in the sun, what is your destiny now? Silver saddle shining in the sun, no place to go. I'm looking for a friend. Will the anger inside your heart ever end? No. L'accoglienza è bellissima, quando siamo usciti dalla dogana ad ognuno di noi una persona ha aperto la porta e ha detto benvenuti in Texas, che, o meglio welcome in Texas, che è una cosa bella perché ti dà un po' anche il senso dell'orgoglio che provano queste persone ed è bello perché magari in altri posti del mondo è difficile trovare. Vediamo i frizzi dufulci che fanno. Eccoli. Ecco Tacchia, Rocci, Anvili Rocci, oh, Rocci c'ho proprio la faccia da texano. Secondo voi come sono state queste 12 ore di volo? Rilassanti. Rilassanti? Sì, sì. Come in un centro spa. So, welcome Austin, Texas, Fasiani. Thank you very much for not welcoming me. No, regà. Ho aspettato 19 ore. Riding on a dusty road together. People who don't know their destiny, trying just to make it to Sand City. The only thing they know is they are free. Solid, bravo. Erwich Project. E qui a questo ristorantino messicano ci facciamo la nostra prima mangiata. Esatto. Di quelle... vecchio, però. No, perché è più salutare, è più leggero. Esatto. Esatto. Cucinano vegano qua, vero? Ah, io. Lo spodriglio. Su Alaska, su Alaska Lives, si può dire. Siente, suonito.
años que viene. Si fue lindo el querer, merezco pena de muerte. ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte. Ay, cabrón, beautiful. Yeah, when you see on the net, doesn't give the same. Soprattutto richiesta del maestro che sta firmando qualche locandina, come vedete, eccole qui, qua sotto quelle firmate, là sopra quelle non firmate. Cominciamo questo reportage sulle chitarre, com'era il titolo? Le chitarre del tour F2F 2015 USA. USA. Andiamo a incominciare. Vai. Riccardo Rocchi, cosa sta suonando? Sono parlato, infatti che me ricordo. No, parlavo di che chitarra sta suonando. Taylor 12 corde. Possiamo vederla da più da vicino? Modello 756E. Sicuro e. 12? Eh sì sì, sono 12. Ottimo strumento. Se corde è sempre una Taylor. Notare la cromatura uguale. Questa e questa è stata una finezza. Una 710E. Belle. Un modello Dreadnought. Nonché. E qui andiamo su. Elettrica. Paul Reed Smith. Custom. Custom. Non è un modello, la SE che è un modello diciamo student. Ok. Quindi da concerto diciamo. Vediamo un po' il signor Roberto Fasciani, com'è sto basso Roberto? Onesto, è buono, onesto. Attivo, lo sto sabotando, così stasera faccio una bella... Faccio fare fantastico, una bella può illustrarci lo strumento? Qui davanti a tutti? Sto battipenna madre per lato, allora, è da checca. Questo, questo manico, sì, è bello, bella zozzeria. Però è bello, io lo vorrei tartarugato, come tartarugato. Si dice anche. Sì. Vediamo, che è? Ah, per la batteria. Ce l'hai la batteria di ricambio? Cazzo. Beh, ma gli americani usano standard, so fastidi, però me l'ha fatto trovare lui, quindi... Ottimo. Qui c'è la Stratocaster per me. Questo, questo bel colore mattonella da cesso, giusto? Vabbè. Cesso di ospedale. È un po' surf, un po' Beach Boys, un po' Beatles, un po' cesso, ecco. Surf in USA. Surf in USA, esatto. Nella città dei morti viventi. Eccola qua, bella bella. Sì. Adesso vi porto a vedere la mia di chitarra. Ottimo. Firmo ancora due cosine, altrimenti qui The Gemini non guadagna abbastanza. Altre 200.000 quindi... locandine. Esatto, diciamo che fa la mano. Non so se riuscirò a fare gli arpeggi. Sì, dimmi. Vendiamo una locandina con la firma falsa, la falsifico io. Ah, tanto in mezzo bello, a tutte vere. Dai, pensa che bello, E poi lo sai una cosa, fra 150 anni, se ci saranno ancora dei fautori di Fulci. Quella falsa varrà molto di più di quelle vere, no? Certo. Questa è la traccia. Dunque, il modello ce lo dirà l'ottimo Rocchi perché che le conosce tutte. Però in realtà questa c'ha di bello che è la stessa chitarra che abbiamo avuto come tipo di chitarra, ovviamente non la stessa, che abbiamo avuto nel concerto dell'anno scorso in Finlandia. Ah, Helsinki, è vero. Io proprio quella? Sì, è venuto proprio uno stamattina. Esatto. Da Helsinki. È arrivato con la nave. Con la renna è arrivato. Esatto, con la nave. Bene. Tanto per dirne. The voice of faith.
maestro, dove andiamo? Non si possono dire parolacce nere, lo sai. Nel senso, dove siamo diretti? Siamo diretti a una grande città del Colorado che non vedremo. Dovrebbe essere vicino al Grand Canyon. Si chiama Denver. Ma poi subito dopo cambieremo idea e vorremmo andare a Los Angeles. Fantastico. Quindi, se Dio vuole, stamattina andiamo a dormire a Los Angeles. Roberto, ci puoi illustrare per favore che cosa sta succedendo? Carne essiccata di non si sa, mangio sapore di culo sudato. Il nuovo capo indiano. Ma notiamo anche la bustina di naftalina all'interno, vedi? Naftalina? Secondo me se. Aspetta, apri le sniffa la fascia, voglio vedere la faccia. Ah, dai, l'hanno usata, fallo per dai, la stampa. No, dai. E dai, no, avvicinati. 1, 2, 3. È da vomito. Non so proprio che la merda costasse così. Quanto costa? Quanto ha pagato a sta stronzata? Costa tanto. $18. $18 perché è tanta. Cioè, sai quanto ha speso? $17.95. 17.95 lì. Scusa, inquadriamo bene l'etichetta. De galera. Signori, è vero, 17.95. Inquadriamo da vicino il dettaglio di questa cosa. Me la giri per favore, anche. Ruotala, la prendiamo anche di culo. Dietro è ancora più interessante. Madonna santa. Ci vuole coraggio, conto. Up your mind, all you fools outside this door. Damn it, don't you know what's going on in here? So, my dear friends, a little baby will be born. Forget your beer falls, cause these lovely moments will be. So let us pray together now. Yes, let us pray together now. Oh my dear Lord above, won't you let us down? No. But will you give him all your love? Eccoci qua, siamo finalmente arrivati a Los Angeles. Allora, siamo qua con Alessandro Enrichetti, detto Harry Cherry. Detto Blood Fighter. Detto Blood Fighter, visto che ieri si è beccato due blatte nella sua valigia. Parliamo del perché sono arrivate le blatte nella nostra camera. Sì, sono arrivate le blatte perché lui dice che io mi compro le cose perché richiamano le blatte, dolci e cose varie. Però erano tutti chiusi, quindi... Non erano chiusi, erano aperti e poi quelle lo zucchero lo sentono ugualmente. Tu compri a merda, la lasci sul tavolo e quelle si infilano nella valigia mia. Vai. Allora vorrà dire che le terrò più protette la prossima volta. Per salvare il povero Harry Cherry. Comprarle, fanno male poi quelle cose, sono piene di coloranti. Capito, ma siamo in America, se non mangiamo le schifezze che gusto c'è? Dobbiamo mangiare come loro. Mangi come loro, fra 10 giorni sei morto. Qui siamo su Sunset Boulevard, dove abbiamo l'albergo, il guest inn. Senti come lo dico figo, il guest inn. Oh yeah, oh yeah. Il fighetto inglese si fa sentire. Ma qua con tutta questa gentaglia, Richie Rocci. Dove era, ma? Yeah. Los Angeles, ragazzi, Sunset Boulevard. Questa è proprio quella lì, quella Sunset Boulevard lì. Stavo raccontando a Ale
Alessandro di quando dovevo combattere quelle blatte quando lavorato in pizzeria, e a un certo punto stavo mimando la scena di quando uccidevo le blatte mentre tagliavo la pizza, dando un calcio altissimo. Quella messa l'ho segnato, ho fatto tipo la mostra. Thank you, LA. We are angry. No, we are hungry. Angry vuole dire arrabbiati. Anche. Ma è Giulietta sempre arrabbiata, vai, ci piaci così. No. Dura e pura. Beth, che è una giornalista. Hey, Beth. Hi. Hello. Pleased to meet you. Nice to meet you. Hello. Pleased to meet you. Miguel. Yeah, Alessio. Alessio. My name is Alessio. Alessio. I'm the keyboardist, but now I'm doing backstage video. video. BTS. Yeah. Yeah. And then? Good stuff. Giulietta, the singer. Nice to meet you. Oh, Juliet. Oh, wow. I see your video singing all the time. Wow. Yes. Alessandro. Hi. Hi. Nice to meet you. Hi. Let's go drum. Let's start going to the drums. Riccardo, no. He's a player. The acoustic. And then the young drummer. Our mascot. The mascot. The mascot. Miguel, nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Ciao maestro, ti posso intervistare? Questo potrebbe meglio evitare. No, barra, guarda l'inquadratura, sembri Dio col faro dietro. Allora, aspetta. Molto figo? Sì, stiamo soundcheckando? No. Vorremmo soundcheckare. My apologies, the console was acting funny, so we just rebooted it. Now everything's in the right place. Okay, great. Not everything, man. Strano che c'è qualche problema ancora. We got a problem, yeah. It's not quite excitement. Vogliamo andare?
again, relax. Thank you so much to everyone. Thank you. This was the moment which usually the orchestra goes out, the band goes out. Due ore di sonno, come l'altro ieri. Bravo, andiamo a dormire. Sabato sera a Los Angeles, mezzanotte, zero birre. Quindi, dopo aver provato, riprovato, Sunset Strip, sì o no, Market, birra, sì o no, eccoci un po'. Triste. Triste. Allora, aspetta. Però una birretta in bottiglia, ci avevano a fare. Madonna, ragazzi. Una che una. Non c'erano solo energy drink. Succhi di frutta, smoothie, sughi di frutta, sughi di frutta. No, mi faccio una sigaretta. Almeno questo posso, sabato sera a Los Angeles, posso almeno fumare. La voce che sentivate qui fuori campo è la voce di Daniele De Gemini, che andiamo tosto ad inquadrare. Esatto, tosto. Esatto. Tosto. Allora? Che vuoi sapere? Non lo so, come ti senti? Bene, bene, tutto a posto. A parte che la mia fidanzata di questo tour, il signor Rocchi, mi ha illuso la prima sera. In che senso? Non russando per tutta la notte. Riccardo Rocchi, che vediamo qui inquadrato. Mentre sono tre notti che c'ha quel sospiro. Sai perché non ha russato? C'è il naso occupato. Quel lieve sospiro ultra. Ma che davvero? Un po' dal chitarrista deluso, diciamo. Quindi sono sospiri di piacere mancato. No, forse perché stava con te a letto, Alessandro. Può darsi. Ecco, gli hai tappato qualche altra via di fuga, non lo so. Non credo di avergli tappato nulla. Io l'unica cosa che ho tappato in questi giorni è il naso. Anche Riccardo Rocchi. Un pochino che sai. Anche Riccardo Rocchi ultimamente è un po' ingorgato, l'abbiamo sentito ultimamente. Con grande dispiacere di Daniele De Gemini. Anche perché era stato selezionato tra tutti come il dormitore più silenzioso. Esatto. Invece... Oppure chiesto alla sua fidanzata, cioè, oh, te prego, dimmi se è russa. No, vai tranquillo. Oh, però niente. E ho fatto un contest di spallate con Roberto per rubarglielo. Sono stato punito dal karma. Io nel frattempo vorrei concentrare la mia attenzione su Giulietta Zanardi, che sta andando in libidine con questo barattolo di Nutella. Aspetta. Abbiamo buttato il cucchiaio, no? Coltello. Sì, abbiamo due coltelli, di cui uno lo butterei e un paio di cucchiai. Lasciate delle macchie stampiglie di Giulietta. Guarda Giulie, guarda la soddisfazione nello sguardo. Mettere il dito. Ah, voglio. Solo banane io. L'acqua? Banane? Ho detto che sono solo banane, adesso te ne esci. Ho capito. Ah, per la spresentazione. Okay. Aspetta, la rifaccio meglio, però mi sei interrotta a metà. Allora, bravo. Direi che dal pullman per San Francisco è tutto, ripassiamo dunque la linea allo studio. Eccoci nella stanza dell'hotel. L'albergo. Questa è la nostra stanza dove dormiamo io e Alessandro Enrighetti. Io sono Alessio Contorni. Yes. Molto specchio. Lo faccio. Domattina lo vedremo meglio, ma forse si intuisce che da sul muro. Andiamo a dare un'occhiata in giro. Thank you.
sono. Questi sono i nostri camerini a San Francisco. Guardare. I bei camerini con l'acqua. E pure il caffè. E sono veramente belli al The Chapel. Sì, tutti adesso sapranno anche la password del wifi. E da qui si va al palco. Vediamo. Thank you.
Stanchi morti? Wow. Affamati, stanchi, sbocciati. Fassiani, sei a YYZ, sei contento? Se contorni, mi racconti cosa sta succedendo. Allora, noi siamo arrivati a Toronto. Senti che buio che c'ho. Mamma mia. Scusate, io rido perché la situazione parossista. Siamo arrivati a Toronto qui. Ecco. Con le lampadine di Natale. Eccolo, eccolo. Insomma, che è successo dopo? Allora, è successo questo, vieni qua. Ecco, questo è... Allora, siamo arrivati qua a Toronto. Siamo arrivati in questo posto dove dovremmo dormire. E il tizio non arrivava mai, cioè non c'è nessuno alla reception, quindi siamo là. Cioè, diciamo che non c'è una reception. Non c'è una reception, oltretutto. Siamo qua un'ora e mezza, così ad aspettare questo tizio arriva. Arriva sto tizio che io chiamerei. Scusa, puoi venirmi a fare il tizio, vai. Ecco, immaginate uno che si comporta in questo modo, con barba lunga, capelli bianchi lunghi. Esatto, con Daniele che gli parlava. Il maestro fa una faccia che, eccolo qua. Riprendiamo il reportage. Ok, vabbè, a un certo punto allora decidiamo, mentre aspettiamo sto tizio non arriva mai, cerchiamo di connetterci al wifi che non funziona per cercare un altro bed and breakfast. Vabbè, accorciamo, lo troviamo. Fabio ne trova uno, lo troviamo, lo contatta. E alla fine riesce a trovare, ad avere il numero da questo tizio, lo chiama e il tizio è lui. È sempre lui. Cioè Fabio quindi ha composto un numero e ha squillato il cellulare del signore del pazzo. Signor, del pazzo. How many people? Quello lì. Se gemi. Dimmi tutto. No, commentava per la staffa. Stavamo documentando questo momento incredibile. Io le vertigini. Rocchi, ci illustri l'acquisto canadese di Alessio Contorni. Alessio Contorni, che rimane è il numero uno su questo non si discute del gruppo, ha comprato un pocket operator, è un sintetizzatore digitale, un che sequencer, dal costo di $70 canadesi. Fantastico, aspetta che vi inquadro bene adesso all'esecuzione. Sentiamo un demo di questo aggeggio. Come non spendere $70 per una cosa del genere? Il nostro bimbo. Adesso noi stiamo per andare all'Opera House, che avremo un piccolo impegno questa sera. Un concerto di una certa rilevanza. Dicevi? Dicevo, io stasera non userò la Korg Kronos 88 tasti perché non l'hanno trovata, quindi userò questo. Ottimo. No, non è vero, userò la Kronos. Vai, è uguale. Ciao.
Pronti? Siamo in Canada, siamo a Toronto. Pronti. Partenza. Proce. Tua sorella pensa il contrario. Ma ragazzi, io sono il primo. Buoni, andiamo avanti. Chi ti mette, salutate in camera. Ciao. Camera. Ciao camera. Ciao camera. Why not? Ciao. Ehi. Chi avrebbe detto? Miau. Vai, ragazzi. Miau. Stiamo a salire, dai. Andate, via. Sei saluta Fabio. Ciao, ciao. Com'è Toronto? È bella, bella, bella. Veniamoci a vivere tutti insieme. Allora, dove siamo e cosa è appena accaduto in questa grigia giornata? Allora, innanzitutto ero partito, perché questa è la seconda. Take due. Ma ero partito dicendo buonasera. In realtà perché buonasera? Perché qui non si capisce più dove ci troviamo. In realtà è mattina e anzi dobbiamo ancora fare colazione, se non sbaglio. Esatto. Perché siamo partiti con un rocambolesco imbarco in Canada, da Toronto. Il problema è sempre quello degli orari. In questo momento a Roma sono le 4:30 del pomeriggio, qui sono quindi le 10:30 della mattina. Ma se soltanto pensiamo a pochi giorni fa, quando eravamo a Los Angeles, già stiamo ancora, è notte, insomma, vabbè. Un disastro, insomma. Siamo a Filadelfia, che si presenta come una cosa molto bella, anche perché è un aeroporto curato nei colori, nei minimi particolari, molto bello, molto... Qua non si vede. Lo ammiriamo, esatto. Lo ammiriamo da fuori, ma dentro è veramente incantevole. Purtroppo è successa anche la cosa più brutta in un posto che si presenta e si presume sarà molto bello. Sono stati persi dei bagagli. Gli Stati Uniti che creano una dogana interna al Canada, dove i bagagli vengono lanciati e non si capisce più, nonostante... È diventato un video di protesta. No, no, ma lo è. Io vorrei andare in giro nudo, ma sono brutto e quindi lo evito. Ci mandiamo lui in giro nudo. Lui. Il maestro Alessio Contorni. Non è che si migliora tanto la situazione. Dai, forza, spogliati. Spogliati.
Io faccio la musica. C'è una cosa su contorno. Ah sì, sì, adesso la so, la so. Questo cervello con uno, due neuroni, quasi neutroni più che un neurone. Guarda che si sta giocando la maturità, eh. Lo so. Aia. È un'altra domanda, professore, una sola. No, ho deciso una cosa, che siccome ognuno di noi ha delle caratteristiche. E Alessio ha la caratteristica che lui va in giro col telefonino, sembra un personaggio veramente un po' alla Monsieur Hulot, questi mimi, no? Che e lui praticamente può esserci la situazione più divertente, più tragica, più normale, più. Lui tu lo vedi che va in giro e fa, sì guarda ci hanno appena arrestato, adesso esatto. Ti chiamo fra un momentino perché. Oppure, sì guarda siamo. L'aereo è caduto, però io sto bene, mi sento bene, ti volevo dire, senti come stai tesoro? Cioè. Rocchi, siamo giunti al Six Motel. Vogliamo dare un'occhiata a questo corridoio? Illustramelo per favore. Eccolo lì. Von, 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 von. Questa notte ci mettiamo qui e da laggiù uscirà un po' di sangue. Esatto. Questo è proprio Danny, vieni a giocare con noi per sempre. Oh, raga, ce l'avete in triciclo? Pedala, pedala. Aspetta, ecco. Il momento è momentaneo. Dai Rocky che si scioglie, guardate che meraviglia. Dai, colonna sonora per favore. Mi sono perso, non li vedo più.
Ecco, aspetta. In modo devono fare le scene. Bene, sì, due settimane fa qui a Filadelfia, in Pennsylvania, è venuto Papa Francesco e resistono ancora delle forti, fortissime testimonianze di ciò. E ne possiamo vedere una là, alla finestra. Se si può ingrandire sarebbe bellissimo. Sto cercando di zoomare, eccolo lì. Purtroppo c'ha l'ombra sulla faccia, quindi sì. C'è solo la sagoma del busto. Ma però fondamentalmente si intuisce che è la foto della faccia sua incollata su un disegno di una sagoma di legno, sembra. Però devo dire che c'ha il suo impatto visivo. Esatto, con delle bellissime tende di plastica gialla, perché forse dal video non si vede, ma sono di plasticaccia, proprio quelle, sai. Ecco Fasciani che si va a fare la foto sotto al Papa, questo. Non quindi che noi sappiamo, vero Contorni, che i Frizzi Dufucci sono molto sensibili all'aspetto religioso, vero? Sì, soprattutto Fasciani, e soprattutto è molto attento a queste cose, sì. Sto riprendendo delle cose incredibili, signore. Inenarrabili, direi quasi. Come direbbe il maestro, eccezionale. Eccezionale. Questo è un momento storico. Dicevo, guarda Contorni. Guarda. Che si riuniscono insieme dopo tanti anni di odio e guerra e lutti e morte e distruzione, Fasciani e la Chiesa di nuovo uniti insieme, pensate. Daniele De Gemini, cosa sta succedendo in questa camera d'albergo? Ci sono dei momenti in cui l'artista crea però in un contesto in cui lui si sente a suo agio e diciamo questo contesto è per lui congeniale per l'atto creativo. Ok. Nella fattispecie il maestro Contorni si è rinchiuso nel suo studio. Prego, mi seguono. Con il suo nuovo giochino della PlayStation / Game Boy. Che è il famoso sintetizzatore tascabile di cui già abbiamo parlato in alcuni servizi passati, vero? E sta creando al gabinetto biologia ed arte allo stesso tempo. Contorni, ci faccia sentire qualcosa. Contorni, ci dica come le è venuta questa idea in questo luogo così ameno? Perché fa cagare, ho associato le due cose. Ah, capiamo. Quindi lei è un artista biologo, diciamo. Esatto, sì. Un biologista. Un biologista. Ci faccia ascoltare. Un artiologo. Esatto. No. No, questo no. Avevo chiuso, come cazzo ha fatto ad aprire? Non lo so. Gli artisti sono distratti. Possiamo ripassare la linea allo studio? Sì, direi che stendiamo forse un poster pietoso in questa scena.